Il 17 e 18 maggio scorso si è svolto a Roma, presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, il prestigioso Angelicum, il Rome Life Forum, importante convegno di studi in due giornate, organizzato da Voice of the Family e dedicato quest'anno al tema della vera e falsa coscienza. Tra gli illustri relatori intervenuti da tutto il mondo è stato Monsignor Athanasius Schneider, vescovo ausiliario di Astana, in Kazakistan. Particolarmente vibrato e importante il suo intervento, che ha riproposto la suggestiva ed efficace immagine, oggi trascurata, della Chiesa militante. È possibile oggi essere Chiesa militante? La Chiesa è militante, non soltanto una questione di essere possibili. La Chiesa è per natura militante. Gesù Cristo è venuto per distruggere le opere del demonio, e San Pietro, il primo Papa, ha detto che siate vigilanti e preparati per la lotta, perché il diavolo circonda tutti noi continuamente, come San Paolo ha detto che nostra lotta non è contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti maligni, e loro operano fino alla fine del mondo. E in ogni preghiera del Padre Nostro noi chiediamo che il Signore ci liberi dal male, diciamo, dal demonio, dall'influenza e dalle tentazioni. Specialmente i padri della Chiesa hanno sottolineato che il nome, un altro nome del cristiano è Miles Christi, soldato di Cristo spirituale. La vita dei cristiani sulla terra è dunque una lotta. Quando non c'è battaglia, non c'è cristianesimo. Quando non c'è combattimento, non esiste una vera Chiesa di Dio, non esiste davvero la Chiesa cattolica. La vita cristiana è davvero una guerra, ha sottolineato Monsignor Schneider, che ha evidenziato però come purtroppo questo oggi sia un linguaggio sin troppo dimenticato. Adesso abbiamo constatato questi ultimi 50 anni il linguaggio della Chiesa militante, che era così accentuata dai padri della Chiesa, è quasi sparita. E per questo io penso che dobbiamo oggi di nuovo essere più coscienti, tutti i cristiani, di essere realmente, grazie al nostro battesimo e la cresima specialmente, soldati di Cristo, Miles Christi. Il dovere cristiano di combattere il peccato, gli errori e le tentazioni del mondo include anche la lotta contro gli errori all'interno della Chiesa, cioè la lotta contro l'eresia e l'ambiguità nella dottrina. Sant'Ignazio di Loyola, uno dei più eloquenti maestri della verità circa la Chiesa militante, scrive nel suo libro degli esercizi spirituali: considerate la guerra che Gesù Cristo è venuto a portare dal cielo sulla terra. Ma allora come concretamente il cattolico oggi, ogni battezzato, può essere Miles Christi? La società attuale non soltanto ha dimenticato Cristo, ma anzi sta lottando contro Cristo, con le leggi, la cultura cosiddetta moderna, e questo è per noi una sfida diretta di essere testimoni, di difendere la legge divina, la vera dignità umana, che è vivere secondo la legge divina, che sono i comandamenti di Dio, e questo esige naturalmente un atteggiamento di combattere anche. Le nostre armi sono le armi della giustizia, della preghiera e della vita santa, le armi dell'aiuto spirituale dei santi angeli, le armi della scienza sacra, dell'apologetica sacra, le armi delle rette e oneste proteste individuali e collettive contro la scristianizzazione e il degrado morale della società. Le nostre parole, cioè, sono un'espressione del combatte spirituale. Dobbiamo fare questo combatte spirituale secondo lo spirito di Cristo e degli apostoli, secondo lo spirito dei santi, che hanno detto sempre: dobbiamo odiare il peccato, il male, il vizio, ma allo stesso tempo dobbiamo amare l'errante, il peccatore. Questo è il vero atteggiamento. Ma l'amore al peccatore, alla persona errante, non significa che noi dobbiamo tacere.
e non difendere la verità. La difesa della verità, anzi, è un'opera di carità al prossimo. Come il soldato di Cristo, ogni cattolico dovrebbe essere sempre consapevole del fatto che egli appartiene all'esercito dei vincitori, perché Christus vincit, e come San Giovanni Crisostomo formulò concisamente, è più facile cancellare il sole piuttosto che distruggere la Chiesa.